Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il bollettino odierno, sono 35 i nuovi casi di contagio da coronavirus nella nostra regione. Continuano però ad aumentare i deceduti, arrivati a quota 123, a cui fanno da contraltare i dati relativi ai guariti, anch'essi in crescita. Sentiamo il resoconto con Jacopo Forcella. In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 1.436 casi positivi al Covid-19 diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Rispetto a ieri, dunque, si registra un aumento di 35 nuovi casi. 342 pazienti sono ricoverati in terapia non intensiva, 40 in provincia dell'Aquila, 80 in provincia di Chieti, 134 in provincia di Pescara e 88 in provincia di Teramo. 71 in terapia intensiva, 13 in provincia dell'Aquila, 16 in provincia di Chieti, 31 in provincia di Pescara e 11 in provincia di Teramo, mentre gli altri 798 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 123 pazienti deceduti. 91 sono i pazienti clinicamente guariti, che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici, e 11 guariti, che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 9.610 test, di cui 5.822 sono risultati negativi. La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti è legato al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso. Del totale dei casi positivi, 128 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mone all'Aquila, 292 alla ASL Lanciano Vastocchieti, 631 alla ASL di Pescara e 385 alla ASL di Teramo. Dei 35 casi positivi al Covid-19 registrati oggi, 6 fanno riferimento alla ASL Avezzano sul Mone all'Aquila, 11 alla ASL Lanciano Vastocchieti, 9 alla ASL di Pescara e 9 alla ASL di Teramo. Il dato riguarda la presa in carico dei pazienti e non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, in quanto ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in una ASL provinciale diversa. Inoltre, per ragioni cliniche, ci sono pazienti che sono stati trasferiti da un ospedale all'altro anche in presidi di ASL differenti. Sebbene sembra intravedersi un ridimensionamento del fenomeno epidemico, non bisogna abbassare la guardia. Queste le parole del direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale di Chieti, Vecchiet, che così commenta i dati che abbiamo appena ascoltato. Una notizia positiva soprattutto per gli ospedali ormai saturi e sotto pressione. Sul fronte dei nuovi farmaci, i primi risultati, dice sempre Vecchiet, sono incoraggianti, in particolar modo per prevenire l'aggravarsi delle polmoniti da coronavirus. Sentiamo il servizio. Io credo che i farmaci stiano dando dei risultati che noi speravamo. Devo anche dirle che probabilmente quello che abbiamo imparato a conoscere di questo virus è che siccome il danno che lui determina sul nostro organismo è di tipo infiammatorio, che poi è l'infiammazione quella che dà il danno d'organo, nello specifico questo in particolare nel polmone, la sensazione è che se noi riusciamo a intervenire prima che avvenga questa tempesta citochinica, questa tempesta infiammatoria, noi otteniamo da questi farmaci dei risultati ancora migliori. Quindi l'importante è il timing, quindi non aspettare che i quadri evolvano verso situazioni respiratorie molto compromesse, ma intervenire prima. Ma guardi, a me sembra che in questo momento l'ospedale è saturo, nel senso che sia le subintensive che le terapie intensive stanno facendo un lavoro enorme, addirittura a Chieti siamo arrivati a una terza terapia intensiva, quella che gestisce il professor Maggiore, le gestisce tutte e tre, quest'ultima appunto. La sensazione e la speranza appunto è che però
si stia arrivando in questa settimana al punto massimo per poi iniziare a vedere quella riduzione dei casi che dovrebbero portarci a un zero contagiati, fino a che non avremo un vaccino e finché questo vaccino non sarà stato fatto dalla maggior parte della popolazione, o comunque la popolazione sta acquisendo quella che noi chiamiamo un'immunità di gregge, il problema potrà ripresentarsi in forma sporadica. Quindi io credo che non dobbiamo e non possiamo abbassare le armi, ed è ovvio che se le dinamiche circolatorie di questo virus ripercorreranno le dinamiche dei virus influenzali, non è da escludere che dopo un periodo di silenza, nella fase che noi chiamiamo tipica influenzale, possano esserci delle riaccensioni, e quindi lì dovremmo essere molto attenti, molto bravi a non creare dei focolai ospedalieri, ad esempio. Per cui io credo che la sfida si sta modificando, è una sfida diversa, forse io mi auguro di minore impatto in termini numerici, ma non meno complicata e complessa. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, nel corso della diretta data in onda nel TG6 delle ore 14 dall'Aquila, dove si è svolto il Consiglio regionale, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le misure di contenimento del contagio in Abruzzo e i provvedimenti economici a favore di imprese e cittadini. Sospesi tutti i tributi regionali, nel giorno in cui sono iniziati i tamponi a tappeto nelle zone rosse, Marsiglio ha annunciato il prolungamento delle restrizioni per la Valfino, l'Area Vestina e Villa Caldari. Sentiamo l'intervista di Paolo Renzetti. Si può dire, Presidente, che le misure straordinarie predisposte dal Governo a livello nazionale e da lei per quanto riguarda la nostra Regione stanno portando i risultati sperati? E per questa ragione io ho chiesto al Governo, e il Governo ha sentito le Regioni, di prorogare ulteriormente dopo il 3 aprile queste misure, quindi ci sarà un ulteriore periodo in cui bisognerà continuare a rimanere in casa e a rispettare rigidamente tutti i protocolli. Però credo... dare una data, Presidente, mi scusi se lei... No, non si può dare nessuna data, credo che il Governo abbia prorogato adesso fino al 13 aprile, io sto prorogando intanto la zona rossa della Valfino e dell'Area Vestina fino al 10 aprile, allineando la durata della zona rossa a quella anche di Villa Caldari di Ortona, e poi entro il 10 aprile faremo delle valutazioni se sarà necessario per le zone rosse mantenere la disciplina, quella ulteriormente restrittiva, o se le misure messe in campo ci avranno permesso di confinare e di contenere il focolaio lì presente. Presidente, proprio in queste ore si stanno eseguendo gli esami nei comuni della zona rossa? Sì, voglio specificare, però, a differenza di quanto a volte si semplifica scrivendo i titoli, non sono tamponi massivi e non lo facciamo non perché non abbiamo voglia di farli, ma perché non è possibile farli, non abbiamo i reagenti, non abbiamo i tamponi, non abbiamo i laboratori in grado di processare migliaia, migliaia e migliaia di tamponi al giorno, quanti ne servirebbero per sottoporre a monitoraggio tutta la popolazione e anche solo di quei comuni, perché sono migliaia e migliaia di persone, dovremmo stare 10 giorni senza fare i tamponi a quelli che vanno negli ospedali o che mostrano sintomi per seguire. Questo chiaramente non ce lo possiamo permettere, almeno fino a che il Ministero non renderà disponibili, e ci si sta lavorando, tamponi veloci, cioè analisi che si possono fare con minor tempo, e macchinari che pure stiamo tentando di acquistare sul mercato internazionale per permettere di avere una potenza di fuoco maggiore per fare i tamponi. Tornando all'aspetto economico di questa emergenza sanitaria, sono arrivati i primi fondi dal governo, ci sono altri fondi della Regione Abruzzo, sono fondi sufficienti o vi aspettate ulteriori risorse? Ma è ovvio che non sono sufficienti, per bocca stessa del governo che ha stanziato i primi 25 miliardi e che si appresta a fare anche un nuovo decreto legge almeno dello stesso importo, se non di più. È evidente che queste sono solo le prime misure, se ci fermassimo qui sarebbe poca cosa e sarebbe come dire un cucchiaio da dare a un affamato, che va bene ma non sfama, e soprattutto non sfama duraturamente nel tempo. Io credo che questa sia una crisi mondiale e importantissima, che coinvolgerà il mondo intero e che produrrà una recessione spaventosa. È tempo di mettere nella fornace tanto carburante e di permettere alla gente di affrontare il futuro con serenità.
Alle 20:20 parlerà il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte nella conferenza stampa che è stata annunciata poco fa. Nel frattempo andiamo a vedere quello che in mattinata è venuto fuori dal governo, cioè che le misure saranno prorogate fino al 13 di aprile. Questo è quello che ha annunciato il Ministro della Salute Roberto Speranza. La battaglia contro il Covid non è vinta, ha aggiunto Speranza, e non possiamo vanificare i primi buoni risultati raggiunti in questi ultimi giorni. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Le limitazioni imposte dal governo sono prorogate fino al prossimo 13 aprile, giorno del lunedì dell'Angelo. La comunicazione è arrivata stamani dal ministro della Salute Roberto Speranza nel corso dell'informativa al Senato. Dunque altri 10 giorni rispetto alla scadenza naturale dei DPCM firmati dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che avevano come scadenza il 3 aprile. Una scelta condivisa dopo il consulto d'inizio settimana con la comunità tecnico-scientifica, l'organismo di supporto dell'esecutivo nella valutazione dell'evoluzione dell'epidemia da coronavirus. Speranza ha parlato della necessità, nel prorogare le misure, di non gettare al vento i progressi e i risultati che negli ultimi giorni le misure di distanziamento sociale hanno prodotto in termini di rallentamento della corsa del coronavirus. Sbagliare i tempi o anticipare alcune mosse finirebbe per vanificare il lavoro fatto in queste difficilissime settimane. È questa l'unica strada realistica e praticabile per riaccendere i motori della nostra economia, per recuperare pienamente la dimensione sociale ed affettiva della nostra vita, per riconquistare le nostre irrinunciabili libertà. È da queste valutazioni che scaturisce la decisione del governo di confermare fino al 13 di aprile tutte le misure di limitazione delle attività economiche e sociali e degli spostamenti individuali precedentemente adottati. Il ministro ha posto poi l'attenzione anche più in là nel tempo, confermando quelle che sono riflessioni già in atto su come rientrare alla normalità. Non sarà un processo immediato e istantaneo, ma graduale e anche in questo caso improntato alla prudenza e all'impiego di tutti i necessari provvedimenti che abbassino sensibilmente l'arrivo di una seconda ondata di contagi. La strada da percorrere è ancora lunga, perché senza il vaccino non sconfiggeremo mai definitivamente il Covid. Non solo non dobbiamo abbassare la guardia, ma tutti dobbiamo essere consapevoli che per un periodo non breve dovremmo saper gestire una fase di transizione e conservando tutte le buone pratiche individuali che abbiamo imparato a rispettare in queste settimane con i nostri comportamenti responsabili. Per quel che riguarda i dispositivi di protezione, il commissario ha annunciato che sono stati conclusi importanti contratti di fornitura, circa 300 milioni di mascherine con la Cina ed altri paesi del mondo, anche grazie al lavoro della Farnesina. È partita poi in Italia una produzione di mascherine che ci consentirà finalmente, in un tempo congruo, di avere una filiera nazionale che si pone l'obiettivo di garantire forniture che rendano il nostro paese autosufficiente. Ha preso il via il reclutamento del personale per l'ospedale Covid di Atessa, presidio che sarà strettamente collegato al lab di Chieti e in rete anche con Vasto. Vi lavoreranno 80 infermieri e 20 medici per 140 posti letto complessivi. Inoltre è stato disposto il noleggio per un anno di una TAC 64 strati che sarà collegata con la rete radiologica aziendale. Alla scadenza del contratto sarà valutata la possibilità di procedere a un riscatto per l'acquisizione definitiva. La dotazione tecnologica, così come gli interventi di adeguamento dell'ospedale, sono stati resi possibili grazie al sostegno offerto dalla grande, piccola e media impresa. Il Covid Hospital di Atessa è stato finanziato da un gruppo di imprenditori del territorio, da Confindustria, ANCE, Camera di Commercio, tutte dell'area di Chieti e Pescara. Restiamo nell'area frentana, andiamo all'ospedale Froraspe Renzetti di Lanciano, dove è andato in scena un flash mob per sostenere i sanitari. Vediamo il servizio.
Grazie per tutto quello che fate. È un coro unanime quello delle forze dell'ordine di Lanciano, dispiegate con auto di carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia municipale, polizia penitenziaria, vigili del fuoco e ancora mezzi, ambulanze dei gruppi di protezione civile e volontariato per dire un grande grazie agli operatori sanitari del Renzetti. Da prima hanno suonato le sirene dei mezzi, poi tutti hanno intonato l'inno di Mameli. Infine, un simbolico omaggio di orchidee bianche è stato consegnato dal vicequestore Lucia D'Agostino alla referente degli infermieri dell'ospedale sulle scale d'accesso al padiglione centrale. Momenti di commozione e applausi hanno accompagnato le parole dei brevi interventi del sindaco Mario Pupillo e di Antonio Caporrella, dirigente del pronto soccorso. Questa manifestazione mi rincuora molto, ha detto Caporrella. Stiamo ancora a casa e ce la faremo, ha aggiunto il primario. Il direttore dell'emergenza urgenza della ASL provinciale di Chieti ha poi espresso parole di apprezzamento per il servizio svolto dal pre-triage al pronto soccorso. Le tende del pre-triage, dice Caporrella, sono riuscite a preservare il nostro lavoro. Finora abbiamo avuto un centinaio di accessi. In questo momento siamo qui, ma stiamo lavorando all'interno, abbiamo sempre il problema di intercettare la patologia del coronavirus e quindi siamo sempre un po' tesi per fare tutti i percorsi in estrema sicurezza. Quanta gente è passata attraverso il pre-triage? Il pre-triage su un centinaio di persone. Il pre-triage è stata una cosa importante perché permette già una valutazione senza che ci possa essere un inquinamento all'interno dell'ospedale. Voltiamo pagina, le sigle sindacali provinciali di CGIL, CISL e UIL di Teramo denunciano un clima di tensione fra i lavoratori delle aziende che continuano ad operare sul territorio. I disagi sono dovuti alla mancanza dei dispositivi di protezione e per questo i sindacati chiedono di adottare tutte le misure del caso e intendono proclamare uno stato di agitazione generale in tutti i posti di lavoro della provincia. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. CGIL, CISL e UIL di Teramo denunciano attraverso un appello unitario timori e disagi tra i lavoratori in diversi siti produttivi dove si riscontra la mancanza dei dispositivi di protezione individuali. In questi ultimi giorni in particolare sta crescendo un clima di tensione soprattutto in quelle aziende teramane che proseguono l'attività produttiva. Giovanni Timoteo, segretario provinciale CGIL Teramo. La sicurezza della salute prima di tutto. Cosa state riscontrando in questi giorni nelle aziende? Sì, la salute prima di tutto. Purtroppo abbiamo riscontrato in questi ultimi giorni che molte aziende si lavorava e probabilmente in questo caso rispetto a quello che dicevano i due DPCM, quello in pratica del 22 del governo, sia quello successivo del 25, in pratica queste molte aziende magari dovevano stare ferme. Noi lo abbiamo in qualche modo riscontrato in maniera diffusa, in alcuni casi abbiamo anche contestato all'azienda questo suo comportamento, ma la realtà è che probabilmente è mancata quel coordinamento del territorio che ci permettesse di avere prima di tutto consapevolezza rispetto alle aziende che stavano in qualche modo lavorando e sulle quali poter anche intervenire. Timoteo, i sindacati adesso minacciano di scioperare, ma le sembra opportuno in questo momento? Ma intanto non mi piace la parola minaccia, perché in qualche modo non è la minaccia, è semplicemente noi abbiamo provato a dire con forza al territorio, non avendo informazioni anche. Per la verità, ieri sono arrivate, in parallelo al nostro comunicato, sono arrivate un po' di informazioni dalla prefettura, ma in quel momento non avendo informazioni sulle aziende che stavano lavorando, del perché stavano lavorando, avendo in qualche modo ricevendo dai lavoratori una serie di eccezioni, di osservazioni, e molto spesso le osservazioni non sono solo sul tipo di attività che in quel momento magari doveva essere evitata perché non era essenziale, poteva essere evitata, ma molto spesso arrivano anche in pratica osservazioni rispetto a molte aziende dove magari noi non siamo presenti come organizzazioni sindacali, non siamo organizzati, ma i lavoratori magari non hanno le protezioni. Come
vede il futuro, Timoteo? Dobbiamo provare in qualche modo a stare oggi dentro questo perimetro che comunque sia sicuramente stretto e qualche volta anche complesso, nel senso che abbiamo tutti quanti in pratica dei comportamenti obbligati e dobbiamo starci nei comportamenti obbligati. C'è una finalità, un obiettivo che è primario, quello della salute collettiva. È stata portata a termine nella giornata di oggi, come confermato anche dal sindaco di Loreto Gabriele Starinieri, la sanificazione della RSA Acerbo De Pasquale, dove 10 giorni fa era scattato l'allarme di Regione Protezione Civile per un focolaio di Covid-19 che portò alla positività di quasi tutti i degenti della struttura. Di questi 2 purtroppo sono deceduti, pochi invece gli operatori che sono risultati positivi e oggi sono in isolamento. Questa mattina le operazioni di sanificazione della struttura assistenziale della ASP, che era stata evacuata nei giorni scorsi, sono state portate a termine su disposizione della stessa azienda. Andiamo avanti. Nell'ultima riunione il comitato Restart ha stabilito di chiedere al CIPE fondi per un totale di 24 milioni di euro per il finanziamento di 9 macro progetti strategici al rilancio dei comuni più colpiti dal sisma del 2009. Sentiamo il servizio di Germana Dorazio. Circa 24 milioni di euro è la somma complessiva di stanziamenti ex novo e risorse aggiuntive scaturita dal comitato di indirizzo Restart Abruzzo. Il comitato, svoltosi in modalità videoconferenza, date le restrizioni imposte dai vari decreti del Presidente del Consiglio, varati in queste ultime settimane, è stato presieduto da Fabrizio Curcio, alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo, Marsilio, dell'assessore con delega alla programmazione Restart, ma anche il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, i responsabili degli uffici per la ricostruzione dell'Aquila, ma anche dei comuni del cratere, Salvo Provenzano e Raffaele Fico, e dei rappresentanti del Ministero per lo Sviluppo Economico insieme al coordinatore dei comuni del cratere Luciano Mucciante e Sandro Ciacchi. Si tratta di un nuovo forte impulso alla realizzazione degli interventi pensati e approvati dal 2016 ad oggi, con importanti novità che interessano diversi territori. Tra queste il rilancio e il potenziamento del polo di attrazione turistica del Gran Sasso, con l'obiettivo di incrementare i flussi turistici sia invernali sia estivi, finanziato proprio su richiesta del Comune dell'Aquila. Risorse aggiuntive sono state approvate anche dal Comitato per la realizzazione dell'intervento di mobilità elettrica per la rete viaria di prossimità dei centri storici dell'Aquila, che mira a sperimentare l'uso dei veicoli elettrici nella città attraverso una serie di interventi che prevedono l'acquisto di autobus elettrici, incentivi per la conversione dei veicoli privati in auto elettriche. Andando poi nella terra della Baronia, si propone di rilanciare il sistema turistico. Sono coinvolti nel progetto i comuni di Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Ofene e Castelvecchio Calvisio. Il programma di investimenti è finalizzato ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, impatti occupazionali, incremento dell'offerta di beni e servizi per il benessere dei cittadini e la competitività delle imprese. E l'emergenza coronavirus, lo sapete ormai molto bene, ha colpito pesantemente anche il mondo dello sport a tutti i livelli. Adesso andiamo ad ascoltare l'intervista al corridore della Movistar, Dario Cataldo. L'atleta di Miglianico parla della probabile ripartenza del mondo del ciclismo, della situazione del suo paese in provincia di Chieti e della riformulazione del calendario internazionale. Sentiamo l'intervista. Proprio quando era arrivata la notizia che la Tirrenia Adriatica era stata annullata, io avevo in programma di fare un salto giù, perché sarei rimasto dopo la Tirreno. Non avendo la Tirreno sarei venuto per trascorrere quella settimana, ma poi con il rischio della situazione che stava arrivando abbiamo preferito di rimanere noi qui a casa, di lasciare i miei genitori tranquilli e con meno contatti possibili con altre persone, e
ma comunque so che, vabbè, a parte i contagi che sono arrivati in Abruzzo, un contagio è arrivato anche nel mio paese emilianico, ma so che comunque anche i miei concittadini si sono attrezzati in una maniera incredibile, hanno dimostrato una coralità nell'intervenire in questa situazione davvero bellissima, perché diverse persone del paese si sono adoperate per creare delle mascherine fatte in casa con l'aiuto del sindaco, che ha coordinato un po' tutta la situazione. Addirittura anche mia madre stessa si è adoperata come sarta per cucire queste mascherine, e quindi si è visto un abbraccio enorme da parte di tutti gli abitanti del paese. Ma la preparazione è già stata rivista, perché in questo momento tutti quanti hanno tra virgolette bloccato quello che stavano facendo per le gare che sarebbero dovute essere in questo momento. Si sta ripartendo da zero, come si fa praticamente nella preparazione invernale da novembre, con dei lavori in palestra, con dei lavori di forza, per poi arrivare in progressione agli appuntamenti. Quindi è già la preparazione è stata rimodificata da zero. E il problema sarà calcolare questi tempi a una data di un appuntamento, quindi è l'incertezza che abbiamo. Ma per la condizione dalla quale ripartiamo adesso, ovvero non da zero, ma abbiamo calato i ritmi e con il quale poi abbiamo modo di ripartire in modo più accelerato, se così possiamo dire, cioè siamo già in uno step più avanti rispetto a quando iniziamo a novembre, diciamo che con un mese e mezzo si riesce a fare una programmazione per arrivare giusti a un appuntamento, circa 6-7 settimane si riesce ad arrivare molto bene ad un appuntamento se si lavora nel modo giusto. Si è parlato molto della possibilità che ci possa essere un ciclismo a porte chiuse, per un ciclista immagino che sia davvero l'antitesi del suo sport. Sì, sia da quel punto di vista, perché comunque il pubblico è parte integrante di questo sport, ma anche perché un ciclismo a porte chiuse non è come una partita di calcio dove ci sono 22 persone in campo. Sappiamo bene che un gruppo di 200 corridori che sono a contatto con direttori sportivi, massaggiatori, si parla di un'agglomerazione di persone enorme, comunque difficilissima da controllare, quindi non so come possono provare a controllare questo sistema. Io continuo a rimanere in contatto con tutti gli abruzzesi che conosco ovunque, ho sentito anche Giulio Ciccone, ho visto che ha fatto una bellissima iniziativa per raccogliere fondi per un respiratore con le sue maglie gialle, quindi veramente sono vicino a tutti e anche al mio paese, a Miglianico, che appunto fin dal primissimo momento è stato subito reattivo per cercare di contenere al massimo questa emergenza. Grazie Dario per essere stato con noi. Grazie a voi. Informatica e coronavirus, arriva una chatbot contro le fake news. L'idea è stata sviluppata anche da due giovani abruzzesi di Canistro, in provincia dell'Aquila, una chatbox, come detto, che parla direttamente con gli utenti per diffondere le giuste notizie sul Covid-19, un'idea che è piaciuta anche al Ministero della Salute. Sentiamo il servizio. Minerva è un sistema completamente gratuito, ha lo scopo di fronteggiare le fake news durante l'emergenza Covid-19, è accessibile facilmente su tutte le pagine Facebook o web di tutte le associazioni che hanno aderito al progetto. Comincia così l'avventura del sistema Minerva, ossia di un servizio gratuito e tecnologico messo a disposizione di enti pubblici e privati contro l'ansia, la paranoia e le fake news da Covid-19. Il progetto nasce da un team di giovani studenti dell'Università La Sapienza di Roma e ha lo scopo di creare un assistente virtuale in grado di fornire informazioni dettagliate sul coronavirus, informazioni naturalmente solo certificate che provengono dal Ministero
Ministero della Salute. Si è sviluppato cioè un chatbot, vale a dire un assistente virtuale, progettato per simulare una conversazione con un essere umano. È come quando si chatta con una persona, basterà dialogare con questo sistema ed avere informazioni ad esempio sugli attuali decreti legge, informazioni sul coronavirus, informazioni su ad esempio come le news regionali o news nazionali e tantissime altre funzioni. Questi sistemi vivono all'interno del mondo social, vivono all'interno di Facebook e possono essere installati anche all'interno di pagine e siti web. Infatti attualmente il sistema è stato adottato da numerosi comuni, province, regioni, protezioni civili come ad esempio il comune di Latina, di Benevento o anche piccoli centri come il mio paese, il comune di Canistro. Il progetto è stato inviato anche al Ministero della Salute. Colgo anche l'occasione per ringraziare il sottosegretario Sandra Zampa per la lettera di apprezzamento e supporto per il progetto Minerva. Il team di giovani innovatori sta lavorando in questi giorni anche per inserire il sistema di call center del 1500, numero nazionale verde utile per il coronavirus, all'interno del sistema Minerva. Colgo l'occasione per far appello a tutti quegli enti privati e pubblici, comuni, associazioni, province che possono adottare Minerva in maniera totalmente gratuita. Giovani idee per vecchie ansie da social, stop con i dubbi, chattate con Minerva. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento è alle ore 23, buona serata.